Presidente, punto di fine anno, la sintesi, una ricostruzione privata alla metà e una pubblica che invece va velocizzata già con qualche misura in campo. Sì, è un tema che stiamo portando avanti sui tavoli nazionali, abbiamo l'attenzione e l'ascolto del commissario per la ricostruzione Paola De Micheli, che ha compreso le esigenze e le condivide. C'è una grande attenzione anche delle pubbliche amministrazioni che, come abbiamo detto poc'anzi in conferenza, hanno le casseforti piene, ricordiamo che ci sono 600 milioni da spendere. Sappiamo molto bene che il tema è fondamentale, perché per riavere il nostro centro storico devono tornare assolutamente presto e bene tutte le funzioni pubbliche, altrimenti si vanifica questo grande sforzo che è stato fatto in questi anni sulla ricostruzione privata. C'è stato un consiglio direttivo dell'ANCE, le ha ribadito la fiducia anche a dispetto di alcune osservazioni o critiche? Veramente non si è assolutamente parlato di questo, noi siamo omogenei, c'è un grandissimo lavoro delle commissioni, lo testimoniano anche le decine e decine di presenze questa sera, abbiamo voluto addirittura cristallizzare un anno di risultati ottenuti in questo manuale che vi abbiamo fornito, nel quale potete cogliere tutta l'attività svolta dall'associazione. Io le polemiche le lascio fuori dalla porta, c'è fermento sempre nell'associazione, nella nostra città, però poi le cose vanno concretizzate nei nostri organi statutari e non altro. Le polemiche mediatiche le lasciamo veramente fuori la nostra porta. L'ANCE L'Aquila, lei come Presidente alla delega nazionale alla ricostruzione, il messaggio, il metodo L'Aquila, il modello L'Aquila che si porta sui tavoli nazionali qual è? Allora, è quello di una ricostruzione virtuosa fatta con tecnologie innovative, dove vedono protagonisti i nostri tecnici, le nostre imprese, un modello virtuoso che vede anche un costo medio per la ricostruzione del nostro territorio che probabilmente è il più basso di tutti i terremoti italiani fin qui registrati. Un modello L'Aquila che è stato riabilitato, purtroppo ci è voluta un'altra tragedia per fare i paragoni. Siamo contenti che sia stato riabilitato questo modello, perché oggi viene utilizzato come riferimento per la ricostruzione di un territorio molto più vasto, il terremoto Centro Italia, dove ANCE L'Aquila è protagonista sul tavolo la ricostruzione nazionale, facendo sì che si velocizzino le norme per dare la possibilità anche a quei territori di riacquisire le proprie funzioni vitali. Direttore, uno nuovo strumento ad altissima tecnologia per l'ospedale dell'Aquila colma una carenza importante e apre anche delle possibilità importanti. Beh, direi che è fondamentale per stare ai passi con la tecnologia. È importante dire che la ASL si può dotare di questo strumento grazie alla generosità e alla lungimiranza dei benefattori che ci hanno giovato di questo, cioè la Fondazione Carispac e il Fondo Etico dell'ANCE. È un grande atto nei confronti di tutta la nostra provincia e quindi ci tengo a sottolineare che questo strumento è fisicamente ubicato presso l'ospedale San Salvatore, ma ovviamente verrà utilizzato ovvio per tutta la nostra popolazione e speriamo che faccia anche mobilità attiva nel settore sanitario extraregionale. È una pedina anche nel difficile percorso verso il DEO di secondo livello o sono altre dinamiche per questa operazione? No, credo che siano altre dinamiche, comunque sempre meglio averlo che non averlo. La Fondazione Carispac si conferma uno dei motori, diciamo, della città, stavolta è servita a sbloccare questo fondo etico che sembrava impantanato. Sì, si è sbloccato perché anche il progetto è un progetto che li ha interessati, perché è un progetto di innovazione tecnologica, soprattutto rivolta appunto alla sanità, è rivolta quindi a una comunità che soffre, perché che si rivolge appunto alla sanità, e quindi io credo che questa differenza che noi avevamo con le province di Chieti e le province di Chieti, che già la provincia di Chieti di Pescara, che hanno già questo strumento tecnologicamente avanzato, sia stata una scelta giusta, voglio dire, che li ha coinvolti pienamente, e speriamo di poter fare anche delle altre cose insieme. Senta, il 2018 sarà un altro anno di investimenti, immagino, per la Fondazione, e l'operazione più grande è quella del Palazzo Carispac in centro? Ma questo lo stiamo valutando ed è commisurato alla capacità di questa struttura, di questi immobili, di essere davvero una struttura al servizio della città, perché
con il comune ci stiamo confrontando per capire come è possibile utilizzare questo palazzo, perché le proprietà immobiliari della fondazione non sono poca cosa. Prima di, avendone un diritto di prelazione, prima di acquistare il Palazzo Caris, perché evidentemente dobbiamo fare le valutazioni di quello che sarà la funzionalità. Noi abbiamo un altro immobile, un'altra struttura che è Palazzo Alfieri, Alfieri accanto a Palazzo Centi, che ancora non siamo riusciti a capire bene come potrà essere utilizzato dalla collettività. L'anno si chiude bene, vi incontreremo ai primi dell'anno prossimo per relazionarvi sull'andamento degli investimenti del nostro patrimonio. Posso anticipare che abbiamo avuto un rendimento medio del 3,50%, che significano 5 milioni di euro, che vengono destinati ad una collettività provinciale. Questo sia con il bando che noi facciamo in febbraio, sia con le borse lavoro, sia con i progetti che direttamente gestiamo. Si era detto scherzosamente Mancurti è sparito, adesso è ricomparso Mancurti, soprattutto il fondo etico è ricomparso ed è funzionante. Sì, al di là della battuta ha ragione, eravamo scomparsi. Eravamo scomparsi perché non eravamo riusciti a individuare le iniziative lodevoli sulle quali versare le risorse che avevamo a disposizione. Questa occasione offerta dalla fondazione, dalla Carispac, è stata da noi subito presa in considerazione e sposata, e dalle parole del dottor Di Clementi e dal dottor Tordera credo che effettivamente abbiamo fatto molto bene. Abbiamo investito delle risorse in un'iniziativa lodevole e per la salute della gente, quindi proprio le finalità del fondo etico. Adesso speriamo nel futuro. Ecco, per il futuro lei ha parlato di un rafforzamento della governance con esponenti anche locali, significa chiedere una squadra più ampia di gestione? Sì, perché l'avete sentito anche dalle parole degli intervenuti oggi, a un certo punto si è confuso il fondo etico con l'ANCE, che per certi aspetti è un bene, per altri però non viene colto il collettivismo di questa iniziativa, che vuole essere qualcosa di diverso dalle iniziative singole delle imprese. Quindi se riusciremo a ridare linfa a questo fondo, quindi io ho suggerito, ma non è una mia decisione, quella di rivolgersi anche a personalità della società civile importanti che possano coagulare anche altre professioni e anche altre risorse non solo legate all'ANCE, forse il fondo potrà ripartire. Lei comunque resterà a coordinare questa squadra? Finché mi vorranno, sì. Allora, professore, un apparecchiatore importante per il San Salvatore, che soprattutto permette di mettersi a livello degli altri ospedali e apre delle importanti possibilità. Assolutamente sì, ci permette di mantenere lo standard di tecnologico che è assolutamente necessario per dare il meglio al paziente che ha bisogno di essere trattato. Senta, lei ha fatto un cenno a alcune difficoltà che sarebbero sopraggiunte dalla costa quando lei voleva portare per primo all'Aquila questa apparecchiatura. Che cosa è successo grosso modo? No, non era nulla di assolutamente polemico, è soltanto che credo che il secondo robot deve essere installato all'Aquila, perché noi abbiamo un volume di attività nettamente superiore. Allora, adesso non lo so, non glielo so assolutamente dire, ma non è nulla assolutamente di polemico. Quante e quali operazioni consentirà in breve di svolgere questo nuovo macchinario? Io in base alla disponibilità del finanziario economica che abbiamo, perché questo ovviamente è un'apparecchiatura che abbiamo in comodato d'uso, quindi è necessario comprare o acquistare i kit per eseguire gli interventi, che sono kit di un certo costo ovviamente. Quindi noi confidiamo nella generosità e nella sensibilità anche di altri privati, non solo dell'ANCE e della Fondazione Carispac. E poi ovviamente io e tutti noi confidiamo nella politica che possa chiudere questa operazione definitivamente. Quindi ci vorrà una sorta di follow up annuale praticamente, possiamo quantificare il budget quanto ci vorrà? Questo non lo so, questo non glielo so dire, stiamo all'inizio, poi vediamo.
Allora, Sindaco, una posizione particolare la sua, perché Lancia è concentrata sulla ricostruzione aquilana, però al tempo stesso non deve trascurare gli interessi di altri territori a partire dalla Marsica. È soddisfacente il bilancio per quanto ha visto nei suoi primi 6 mesi? Ma in verità per stessa missione del Lance hanno ritenuto il territorio di Avezzano, in generale la Marsica, quello diciamo a più contrazione in termini di mancato sviluppo, quindi dobbiamo operare ancora, essere più incisivi su quel territorio, perché fermo restando tutto quello che sta accadendo all'Aquila, mi sembra che si stiano muovendo nella miglior maniera sia a livello tecnico, a livello di velocità, insomma abbiamo ascoltato dei dati che sono assolutamente confortanti. Per quanto riguarda la parte interna della provincia, Avezzano in particolare la Marsica, c'è ancora tanto da fare. Per quanto riguarda gli interventi dell'edilizia, siamo in una fase di contrazione forte, marcata, quindi dobbiamo trovare delle soluzioni e collaborare al fine di far ripartire anche questo settore nella città di Avezzano e nella Marsica intera, perché da sempre è un volano importante di sviluppo economico per l'indotto e tutto quello che poi al seguito insomma trasporta con sé. Senta, facendo un milione di scongiuri, purtroppo anche la Marsica è una zona fortemente sismica. Ecco, in regime normale un sindaco che cosa può fare, che strumenti ha per prevenire, per costruire bene, per rinforzare le abitazioni che siano carenti? Guardi, noi dobbiamo puntare in maniera convinta sulla riqualificazione dell'esistente, questo perché ne abbiamo necessità, in quanto solo così possiamo aumentare la nostra sicurezza. Quindi tra l'altro l'anno prossimo noi ci accingiamo a preparare anche un nuovo piano regolatore, dobbiamo dare delle premialità lì dove è possibile a chi accompagnerà questo percorso di riqualificazione dell'esistente. È la nuova frontiera per far partire insomma il volano del settore edile. Avezzano ha tante case che possono sfruttare in questo momento la ristrutturazione, anche avvantaggiandoci del sisma bonus. Dobbiamo mettere in piedi un meccanismo che faccia avvicinare le persone, le sensibilizzi maggiormente al fine di proprio avviare questo nuovo percorso. Sindaco, evento di fine anno del Lance, concentrata sulla ricostruzione aquilana, però al tempo stesso porta avanti anche le istanze di altri territori. Ecco, per quanto riguarda la Valle Peligna, quali sono le emergenze principali? Sulla ricostruzione sia privata che pubblica, Sulmone e la Valle Peligna sono comunque comuni fuori cratere, quindi stanno portando avanti in realtà con molta fatica tutto il percorso appunto della ricostruzione. Su quella privata noi quest'anno, avendo rilevato diciamo, un assetto anche organizzativo del tutto insufficiente, ci siamo concentrati proprio nel recupero, quindi di un vantaggio, quindi creando un nuovo staff, quindi sia come comune abbiamo investito nell'acquisizione di nuove risorse e abbiamo avuto da parte della Regione Abruzzo, da Abruzzo Engineering, attraverso Abruzzo Engineering, il supporto di altre 4 figure. Quindi da settembre diciamo, si è ricostituito un ufficio con 6 unità più un funzionario e quindi sta riprendendo in maniera a questo punto veramente spedita tutta l'attività. Le pratiche A sono praticamente concluse, ce n'erano più di 200 nel cassetto, quelle B e quelle C stanno proseguendo e adesso stanno mettendo mani anche negli aggregati. Quindi noi confidiamo anche l'anno prossimo insomma, di chiudere un arretrato ormai che era diventato molto pesante, con gravi ripercussioni su tutto il comparto dell'edilizia, che è un comparto fondamentale, e Lance in questo è stato un partner importante perché insomma, ci ha sostenuto sia nelle interlocuzioni pubbliche ma anche proprio nel seguire le attività dei tecnici e quindi ringraziamo, è un modo virtuoso di collaborare per il benessere di un territorio e della collettività. Senta, è passato qualche mese dalla tragedia del Morrone, com'è la situazione adesso e il 2018 che anno dovrà essere, che cosa si dovrà fare? Dunque, la situazione del Morrone è stata una situazione veramente molto tragica che ha segnato molto il nostro territorio. Io sin da subito, anche durante l'emergenza, ho cercato di trovare una strada per poter intervenire subito, per poter gestire la messa in sicurezza. Quello che ci preoccupa non è tanto l'aspetto del rimboschimento, che è stato un tema su cui si è dibattuto diffusamente, che è un tema che magari su cui ci
che verrà affrontato successivamente. Quello importante oggi è la messa in sicurezza in vista di un inverno, di situazioni climatiche che possano mettere a rischio, quindi il rischio idrogeologico. Per questo abbiamo chiesto alla Regione e agli ordini professionali di avere un supporto. Si è costituito un tavolo tecnico subito a ridosso quindi dell'emergenza, un gruppo di geologi forniteci dalla Regione Abruzzo hanno fatto dei primi rilievi, ci hanno detto che la situazione è stazionaria ma in evoluzione, quindi nostra cura sarà quella di monitorare in questo periodo e quindi poi nel periodo subito dopo fare diciamo, la conta dei danni anche da un punto di vista forestale. Speriamo che sia un'invernata clemente e che insomma riusciamo ad affrontare poi anche con l'aiuto delle istituzioni superiori una messa in sicurezza reale.